Allora, perché io mi misi a fare i video a un certo punto? Isabella Perché non io si può parlai una fare volta tutto questo. con un amico che sta in America, mi disse: guarda, le migliori aziende sono quelle che hanno una università interna per i loro commerciali. Ok. Noi non abbiamo rete commerciale, ho pensato a chi cavolo devo formare? Formo i pazienti. Allora devo mettermi a formare le persone che guardano su internet. Allo stesso tempo ho pensato, ma cavolo, ma se io faccio vedere le cose senza peli sulla lingua, magari che aiuto anche chi sta per sbagliare. E quella è stata la chiave di tutto. Fare informazione, SOS University. Ora cosa faremo? Registriamo tutta una serie di approfondimenti, di lezioni, che se vado a livello di gruppo, voi avete visto sul gruppo ci sono le unità, abbiamo messo tutta la formazione, learning si chiama, ok? C'è learning, tutta una sezione dove ci sono tutti i video, ok? Se io vado su un video posso anche cliccare sotto al video, un po' lentino, ci sono tutti i video, guardate qua, fatto, vuol dire completato. Io mi guardo il video, dopo che l'ho finito di vedere, posso cliccare qua sotto sul bottoncino fatto. Ok. I più bravi diventano dei nostri. Nel senso che noi stiamo, come vi ho detto tempo fa, organizzando il gruppo consumatori, perché i pazienti, se non li tutela lo Stato, se non li tutela l'ordine dei medici, perché l'ordine dei medici fa casta, alla fine se io vedo tante lastre di pazienti rovinati, e ne vedo veramente tante, io vado per esempio qua, vi faccio vedere, allora, i video referti, allora, generare. Dove che sta? Creare preventivo, pianificato, seleziono periodo da febbraio a oggi, per esempio. No, ho sbagliato. Da 1 a 4 febbraio. Ok. Ogni lastra che io vedo ci sono problemi. Non posso essere il primo che vede quella lastra. Se io vedo, come ho visto su quella lastra, tutti i problemi che c'erano, prima di me chi li ha visti qualcun altro ha taciuto, nel senso è stato omertoso nei confronti del collega, perché se io vedo per esempio questo, un impianto dentale messo in zona dente del giudizio, questo è malpractice. Dovrei andare dall'ordine dei medici e dire guarda, è questo, è un paziente che è stato curato male con un impianto dentale in una zona dove non ha senso metterlo, gli hanno rubato i soldi, qua dove doveva mettere gli impianti non li hanno messi. E ha fatto un trattamento di un impianto dentale su denti qua che vanno estratti, con parodontite in stadio attivo. Non posso mettere impianti con parodontite in stadio attivo. Qua dovrebbe l'ordine richiamare il medico e dire, senti un po', oggi t'ho beccato. Penalità. Finiti i punti, tolta la licenza. Non viene fatto. Quella cos'è? Copertura. Copertura. Ok. Se uno va a denunciare, viene visto come quello che denuncia, come quello che va contro chiamiamo la casta, la categoria. Ok. La domanda è: gli ordini esistono in più categorie, di professionisti. Altro problema, non si devono chiamare professionisti perché lo fai di professione questo. Cosa vuol dire fare qualcosa di professione? Fai il politico di professione. È strano. Però se ti dico fai il medico di professione, è giusto. Però è sempre a scopo di lucro. Cioè, c'è un conflitto di interessi. Non è mio, eh? Non lo so. Chiudi, chiudi. Ma non sappiamo qual è. No, non è mio. Ah, c'è il telefono. Quindi capisci che qui non ti difende nessuno. Allora quello che si può fare è superare il sistema e creare associazione. Associazione si può fare con una no profit, un'associazione culturale, convenzionarla con dei dentisti che fanno parte di una SRL che fanno per esempio l'aftercare per noi e l'aftercare per tutti gli altri pazienti che si sono curati all'estero. Se io fossi un dentista, come ho sempre detto in Italia, mettere un cartello fuori dalla porta, ti sei curato all'estero, io ti curo. Ci avrei la fila, okay, vivrei solo di assistenza. 50 euro questo, 100 euro quest'altro, questo ti risolvo il problema, non mi interessa. A parte che è etico dire
Ti sei curato da lui, io non ci metto le mani. E non è etico. Lo Lì dovrei andare e levarti la licenza perché, come sei medico, quello sta morendo, dove ti sei curato, dove hai fatto il trapianto lì? No, non ti curo, muori.